Il fumetto di Luxastra sta arrivando. 44 tavole a colori interamente disegnate da Giulia Zucca, alias Necuzzola, che vi permetteranno di scoprire ancora di più sulla città di Fatumastra e i suoi protagonisti. Le prevendite sono aperte per questo volume a tiratura limitata. In descrizione trovate il link per preacquistare il fumetto, che potrete farvi spedire a casa o ritirare gratuitamente a Lucca Comics & Games dalle nostre mani. E per chi preordina il fumetto, ci sarà una cartolina esclusiva da collezione autografata da tutti i membri di Luxastra. Affrettatevi! Le prevendite chiudono venerdì 11 ottobre. Ci vediamo a Lucca! Sotto Fatumastra si estendono gallerie e cunicoli per chilometri. Vene defunte della vecchia miniera di Arcanio che si espande vasta sotto la terra. Galgit suppone che siano grazie a quei cunicoli e al foro dove stava la donna pianta che gli elfi delle macerie sono riusciti a entrare e uscire dalla banca così facilmente. Se vogliono scovare il loro nemico, il sottosuolo potrebbe essere la risposta. Mentre il vice sceriffo si prodiga per recuperare le mappe, i sei avventurieri tornano in locanda, condividendo le informazioni raccolte. Ma Render, che sembrava una persona diversa e scostante da quando ebbe quella visione, si congeda, dirigendosi in segreto verso la chiesa di Luxtus per parlare con padre Cagliano. Sperava di trovare un accordo con lui per ottenere la pietra dell'invidia, forse l'oggetto del desiderio di Corialus. Ma rivelandogli in confidenza il suo passato, non si rende conto della mole di guai in cui si era appena cacciato. Si sta trascinando verso di te. Te lo ricordavi alto, glorioso. E adesso è ai tuoi piedi, caduto come tutti gli altri, nonostante la sua immortalità. Pensavi che unendo le forze tutti insieme sareste riusciti a fare qualcosa, ma vi sbagliavate, poiché non siete riusciti a riunire tutti. Tutto ciò che non verrà salvato sarà perduto per sempre. Queste parole riecheggiano nella tua mente, mentre i simboli sacri, le armature dorate e le armi di tutti gli eserciti, insieme ai loro stendardi, giacciono ai tuoi piedi, coperti di terra, di sangue e di pioggia, che sta cadendo lentamente sui vostri volti. Ed è in quel momento che i vostri occhi si incrociano. Non eravate sicuri che vi sareste rincontrati su questo campo, né tantomeno eravate sicuri che sareste stati dalla stessa parte. Eppure, adesso, il vostro sangue, che si distende ai vostri piedi, si sta unendo, come già fece in passato. Qualcosa, insieme alla pioggia, scende lentamente dal cielo, in maniera innaturale, come se la pioggia non intaccasse la sua lenta caduta. Una piuma che tocca terra dopo quello che vi sembra un'eternità. Vorreste camminare, vorreste avvicinarvi a questa piuma, vorreste analizzare meglio questo oggetto. Sentite le gambe cedere
e capite che da lì a poco solo il buio vi attende. Quando la piuma tocca il terreno, riconoscete i vostri compagni. Guardi una volta amici che adesso giacciono privi di vita. No, forse respirano ancora, ma poco cambia. Improvvisamente vedete una luce provenire da quella stessa piuma caduta pochi attimi fa. La luce è fastidiosa. Non che siate in grado di sostenere luci particolarmente forti in questo momento, ma questa è come se steste guardando il sole dritti. E all'unisono vi risvegliate. Io sono sudatissimo. Da capo a piedi, sudore freddo. Tolgo la camicia, la sventolo un attimo, esco, corro verso tipo il bagno comune, mi sciacquo la faccia, mi guardo allo specchio e la mia espressione non è decisamente quella di Rendar, la solita, o meglio, che ci si aspetterebbe da Rendar. Sono decisamente preoccupato. Mi tiro indietro i capelli e vado davanti alla porta della camera di Shiran. Stop. Io mi rendo conto che sto ansimando, sono tutta sudata. Mi giro e guardo Dalia che sta dormendo vicino a me. In verità vedi che Dalia è un po' ancora mezzo addormentata, però il tuo sussulto la... Ok, quando mi sono alzata di scatto io la guardo come a cercare conforto. Buongiorno, Shiran. Buongiorno, Dalia. Che ore sono? Non lo so. Non c'è ancora luce fuori. È successo qualcosa? Non stai bene? Ho fatto un brutto sogno. Che cosa hai sognato? Morte, distruzione dappertutto. Ho visto voi morti. Noi morti? Tutti noi? Sì, ma Dalia, devo essere rimasta scioccata. Cioè, anche ieri mattina, quando c'è stato quello strano, quel boato, non lo so. Mi sembra una coincidenza davvero... troppo grande. Hai detto che l'altro giorno hai avuto una visione. Sì, ho sognato che stavo morendo. E ora hai ripetuto il sogno. Sì, ma questa volta non ero io a essere morta. Anche Rendar mi pare che ieri abbia avuto una strana visione. Ma non avevi avuto anche tu una visione strana? Oh, la mia credo che fosse una cosa diversa. Io non ho visto nessuno di voi morto. Non ci pensare adesso. Chi è? Rendar. Oh, Rendar, parli del diavolo. Prego. Apro la porta. Chiedo scusa. So che è molto presto e so che vorreste dormire. Dormire. Ecco, ti dispiacerebbe venire un secondo? Ok. Cioè, vestiti prima, insomma. Ok. Esco. È comunque Rendar, quindi... comunque uno... velocissimo, no, ma è microscopico, non è una cosa, cioè dimmi che c'è uno specchio. Beh, almeno di fronte no, mentre esci accosti la porta, accostandola alla porta vedi lei che si gira, fa per ma alzare. È impercettibile, non è una cosa che proprio... sì, è proprio il gesto, mentre chiudi la porta allunghi l'occhio e vedi una fettina di chiappa. Dai, scusa a me ha guardato le tette. Strano che mi abbia chiamato a quest'ora. Per l'appunto. Tolgo la camicia da notte, mi metto il corpetto, vestito di pelle, tutto quanto. Vado a vedere che cosa vuole. Fammi sapere. Esco. Scusami ancora. Galjit, tu hai 13 percezione passiva, giusto? Yes. Han, tu invece senti rumoreggiare fuori dal corridoio, quindi ti svegli. Scimmietta? Scimmietta è spaprazzata sulla tua panza. Morta proprio. Quanta delicatezza. Poverina. Dai, è ora di alzarsi, forza. Apro la porta e vado giù nell'area comune, diciamo. Passi in mezzo a Rendar e a Shiran. Vedete che Anna vi passa in mezzo nudo. Ma i vestiti lui... Ma glieli avevamo dati. E dal piano di sotto sentite: mettiti qualcosa addosso! L'ho sentito. Sì. Esco dalla porta perché percepisco, sento, esco dalla porta, gli passo in mezzo. Scusate, vado giù. Prendo la mia scimmietta e la poso praticamente sulla cloaca. Resta aggrappata qui, non mi va di rientrare in camera. Ma tornare su e vestirti? Arrivo io! Posso fare addestrare animali come sempre o... Parla, convincilo. È proprio inutile, scimmietta. Anna? Eh? Sei nudo?
Sì, sì, sì. Non va bene? Sì, sì. Ok, andiamo di sopra. Ma dai, lo prendo per la manina senza tirare, poi lo riporto sopra. La scena è questa, qui io torno su con lui per la manina, gli ripasso in mezzo. Scusate. E vado nella sua stanza. Aggrappato alla sua manina, mi faccio trascinare, mi faccio vestire. Meanwhile. Ok. Io ho avuto degli incubi, ma questo... Non so cosa sia peggio. Vieni con me. Lo seguo. E vado in camera mia. Apro la porta. Randar, cosa... dove... Stai tranquilla. Se ti stessi seducendo, te ne accorgeresti. Entro, ti faccio accomodare. Accomodati. Mi siedo. Sul letto. Siede e prendo, chiudo la porta a chiave. Randar! Puoi stare tranquilla. Il letto è stranamente umido. Ho la board the Nope Train. Non è stata una notte piacevole. Non ridete, cazzo! La scena è una scena drammatica! C'hai ragione, Andrew. Sì, ti chiedo scusa, lo so, non è un granché, non è a casa mia e la notte non è stata, diciamo, clemente. Che è successo? Beh... Dimmelo tu. Io? Che cosa vuoi dire? Sei l'unica altra persona che ha avuto quel momento ieri. Beh, ne ho avuto un altro questa notte. Mm-hmm. Perché annuisci? Anche tu? Sì. Quindi hai visto tutti gli altri morti? Ma ho visto anche noi due vivi. Sì, ma se l'hai sognato anche tu vuol dire che non era solo un sogno. No, e vuol dire che a questo punto, ed è il motivo per il quale ti ho portata qui adesso, vuol dire che c'è qualcosa, probabilmente, che levi a me e te. O è qualcuno che vuole dirci qualcosa? Il... Perché solo noi? Questo non ne ho idea. L'unica cosa che... E credimi, mi viene davvero difficile farlo. L'unica cosa che possiamo fare, se tu sei d'accordo, sia quello di dire le cose come stanno, per quello che sono. Che cosa Parli ci ha portato del qui. Patto. Non solo di quello. Perché se c'è veramente qualcosa che ci lega, allora forse possiamo scoprire che cosa... Cos'è? Beh, sappiamo già dei cristalli. Sappiamo dei cristalli, ma i cristalli non li abbiamo solo io e te. Se no avremmo visto anche Leto. E invece lui non c'era. Magari non ce l'ha detto. Detto cosa? Di aver avuto anche lui delle visioni strane. Non credo. Non credo assolutamente. Ti fidi così tanto? Eh sì, spesso gli uomini di chiesa sono... Mentono lui... più di tutti gli altri. Sì, spesso. Ma io non credo che Leto sia uno di quelli. Di sicuro nessuno di noi sta dicendo tutta la verità. Facciamo una cosa. Ora che siamo qui io e te, diciamoci le cose, tutte. E io ti prometto... Tutto. Che sono una tomba. Tutto. Ti prometto che ti dico tutto. Ma lo dirò solo a te. E a nessun altro. Va bene. Randar, c'è un intero capitolo sul libro dell'Inquisizione per le punizioni per chi chiude a chiave la porta. Apri! Tu hai detto che ti fidavi di lui, sì? Sì, beh, voglio dire, ma tra chiudere la porta e prenderla nel culo... È ancora chiusa? Sì, arrivo! Apro di tanto così, cosa c'è? Leto in mutande, col libro dell'Inquisizione. Cosa c'è? Ho percepito qualcosa che non andava. Cosa cazzo percepito? La porta chiusa, a chiave. Io con la signorina. Guarda che la porta è aperta di tanto così, cioè ci sono io con il naso fuori. Io percepisco le cose. Ah sì, se senti l'odore, che cos'è? Cioè, scusa. Anche. Comunque, non chiudere più la chiave a porta. Mi giro. È come il termostato. Esatto, come un papà. Quando anzi termosi, chi ha alzato il termosi? E in quel momento? E in quel momento. Ok, Ian, ora sei pronto, puoi andare. Ah, grazie mille. Scendo giù. Esco anch'io. Io con un calcio apro la porta, tipo sbatto un pugno al muro. È l'alba. È possibile dormire? Buongiorno, principessa. Perché siete voi due con Shiran in camera? Io non sono entrato in questo. Che cosa ci fa Shiran in camera tua? Saranno cazzi nostri. No, inizio a leggere il libro di Tu non ti preoccupare, adesso glielo spiego io. Due, porco due. Vai. E andiamo. Altro giro, altra giostra, signori. Già che siamo in pausa. Come ci sei arrivato col braccio laggiù? Era lontanissima. Fa questo gesto, è un'apertura all'area di un tot. Minchia, ha delle braccia molto lunghe. Quindi è una scimmia bonobo. La scimmia inizia a far casino perché tutti stanno urlando. Io sono soltanto in camicia e pantaloni. Passo tipo in mezzo a loro con le mani sulle orecchie. Io vi odio tutti.
A me non interessa assolutamente quello che sta succedendo, proprio non me ne frega niente perché ho un obiettivo e voglio scendere giù al bar, okay. Quindi anche se la scimmia esulta, la lascio lì. Tu come l'hai vestito, Hanna? Che cosa c'era in camera? La sua blusetta, una camicina e un nastro rosa. È perfetto, anche con il nastro rosa. No. A papillon però. Allora, smettete di cambiarmi l'outfit. Ah, tu hai detto non ti frega un cazzo, vai dritto. No, anzi, proprio approfitto del fatto che loro non ci sono giù perché voglio ordinare del Surcalis. Quindi no, ti sei abbonato. Italia, cosa fai? No, io l'ho detto, ok, adesso puoi andare, bene, vaffanculo. Okay. Poi ho visto le tue mutande sulla porta, quindi ho visto che Shiran non c'è e ci sono Render. Guardi Leto? Sì. Leto, tu sei solo in mutande? Sono solo in mutande. Ok, ti accorgi che Leto non ha l'ombelico. Ok, però non è la prima cosa che noto, credo. Ti accorgi che è una certa dotazione militare e... Allora, io rimango immobile, non mi avvicino perché il cazzo che mi avvicino. Rimango proprio immobile. Guarda, Sì. Shiran, stai bene? Sì, sto bene, ma perché? Che cos'hai, Dalia? Apri la porta, Shiran. Apri la porta. Apro sta porta. Che cosa succede? Cosa succede? Vi indica Leto. È Leto. E vedete tutti la sua dotazione militare. Io stavo passando di lì così, vi odio tutti. Tipo mentre passo, per la statua di Taris. Complimenti. E io è meglio che vado giù. E scendo le scale. Very good. Very good. Io nefico. Metto il libro tipo davanti in posizione di... Va bene, io mi ritiro nei miei alloggi. Me ne vado. Io ho una domanda. Sei in mutande, ma il cappuccio ce l'hai? Hai solo il cappuccio? No. Dormo senza. Alla chirichetta. Esatto. Se lui se ne va, dico, ok, va tutto bene là dentro? Sì. Ok, allora vi rilascio alle vostre cose. Grazie. E scendo. Di sotto ci sono Han, Galjit e Dalia. Vado da Tuono. Non c'è, c'è Vanika. Vanika! Hai messo qualcosa addosso? Sì, guarda. Ok. Vorrei del Surcalis. A quest'ora? Sì, e del ragno in pastella. Come vuoi. Io scendo, prendo posto allo sgabello e tipo tiro una frontata sul bancone mettendomi le mani così. Io odio tutto. Guardo Vanika, odio tutto. Io scendo e niente, mi siedo accanto a lei. Va tutto bene? Non ho mai avuto bisogno di dormire. Non hai mai avuto bisogno di dormire? Gli elfi non dormono. Gli elfi entrano in trance, meditano. Non ne abbiamo bisogno. Come fate a non dover dormire? Siamo esseri infusi di magie e quasi immortali. Semplicemente viviamo, respiriamo e sopravviviamo in maniera estremamente differente, Dalia. E adesso dover dormire ore su ore a non fare niente è snervante. Non è tanto male dormire. No, è bello dormire, ma voglio poterlo fare per piacere, non doverlo fare per forza. Soprattutto se poi vengo disturbato e alzo la voce, facendomi sentire i piani alti, da gente che urla e strepita e fa casino. Galjit, stai facendo la stessa identica cosa. Forse in questo posto ci sono anche altre persone che stanno dormendo. Perché siamo in piedi all'alba? Perché? Io invece sto continuando a parlare alla mia scimmietta che gli stavo spiegando un gioco di carte che ricordo molto, molto bene. Io non te l'ho comunicato prima, però in realtà ho portato giù dei fogli e gli avevo fatto vedere delle figure. Quindi praticamente quando c'è l'asso tu devi provare a prenderlo e a rubarlo dall'altro giocatore, altrimenti è un casino e l'altro ti batte. È non chiaro? Non vai ad addestrare animali. 2 più 6, 8. No, ancora totalmente assonnata. Cioè tu stai tentando di spiegare, ma vedi che... Ok, so perfettamente come fare. Vanika! Per caso hai delle carte? Carte da gioco? Dovrebbero essere su un tavolo vicino al camino. Cerco. Le trovi, troviamo un mazzo di carte. Ok, metto davanti alla scimmia le carte e riprovo con addestrare animali facendogli vedere con le carte come funziona poker. Gli insegno a giocare a poker. 13 più 6, 19. Sì, la scimmia è ancora lì un po' assonnata, ogni tanto si distrae, però tu gli dai un pattino sulla testa e ricomincia a seguirti. Sì, ti dà l'aria che non stia facendo difficoltà, che stia capendo le meccaniche. Okay. Cioè, quantomeno gli fai vedere le figure, riconosce le figure, non sei del tutto sicuro che capisca esattamente i valori delle carte, eccetera, ma le figure le stai imparando tutte. Per invogliarla gli faccio vedere le bacche del giorno prima, che ora non sono più magiche. Sì, in realtà lo sono ancora. Sì, 24 ore. Ore. Quindi oggi alle 6 tipo finisce l'effetto. Adesso facciamo una bella partitina io e te. Se mi batti, le avrai tutte.
Io scendo intanto. Vestiti. Direi di tornare. Torniamo voi due. Richiudo la porta un attimo. Mi risiedo un secondo. Ok, facciamo così. C'è un po' troppo baccano. Sì, assolutamente. Sta di fatto che comunque io e te dovremmo parlare il prima possibile di un sacco di cose. So che non sarà facile. Non sarà facile dover dire un sacco di cose a uno semi sconosciuto. Come del resto non è facile per me, credimi. Sì, sei uno sconosciuto, ma il cristallo, quindi... E soprattutto nel sogno. Noi eravamo vivi. E legati dal sangue. Sì, dobbiamo cercare di capire che cosa vogliono dire quei sogni. Esattamente. L'unica cosa, Shiran, è che questo discorso lo dobbiamo fare prima di mezzogiorno. Perché prima di mezzogiorno? Vieni con me. Devo dirlo, questa cosa devo dirla anche davanti agli altri. Per forza. Ok. Lo seguo. Apro e scendo giù. Come uscite vedete che c'era Leto che stava scendendo le scale. Avete finito, eh? Ti ritrovo per un attimo il buon umore. Buongiorno, stronzi. Vaffanculo, merda. Allora, il mio Surcalis! Surcalis a quest'ora. Cosa hai preso, Anna? Dell'acqua. Che bella giornata oggi. Arriva Vanica con la coppa e una ciotola di robe. Ti mette giù la ciotola e dice: ah, allora avevo capito bene che volevi l'acqua. E se ne torna indietro con il calice di passo, succhiare. Mentre stai girando, passo e glielo prendo, tipo così. Rapidità di mano. Ti prego. 16. Ok, riesci a farlo senza troppi problemi e Vanica te lo abbandona in mano mentre torna dietro la cucina. Prendo solo un sorso, lo metto sul tavolo. Oh. Ok. Rapidità di mano, sì. 17. Come lo appoggi sul tavolo, misteriosamente... Ecco, ok, ragazzi, ma... Ragazzi, dov'è il bicchiere? Anna. C'è un motivo particolare per cui cerchi di ubriacarti ad ogni ora del giorno? Ho un po' di problemi. E non, posso... non ce ne eravamo accorti. Non posso andare in terapia in questo periodo, quindi... Terapia? Anna, sai che cos'è una terapia? Possiamo smetterla di fare la gita scolastica, per favore? Abbiamo 6 giorni e voi vi state comportando da ragazzini! Soprattutto tu! Render, dobbiamo parlare, infatti. Scusate, ho qualcosa in gola. Sì, hai soltanto il tuo ego che continua a soffocarti la gola impedendoti di essere una persona collaboratrice all'interno di questo gruppo. Galgit, con non calma. Non iniziamo di con prima. Calma, ho dormito 4 ore, nemmeno! Render, che cazzo era il comportamento di ieri? Cos'è? Adesso facciamo noi il lavoro sporco? Tu, avvertitemi quando avete fatto. Complimenti, atteggiamento molto maturo e molto utile all'interno di questo gruppo di stronzi. Ragazzi, scusa, quanti anni hai? Ci spiegherà tutto. 128. Minchia, te ne servono altri 300 per maturare, Gioia. Ripassa tra 300 anni. Renda. Io mi alzo, butto giù lo sgabello e gli vado a muso duro davanti. Se vuoi farmi la paternale, allora fa qualcosa di utile prima di permetterti di parlare a me o a chiunque altro qui dentro, perché almeno ieri noi ci siamo fatti il culo. Siamo rimasti fino a tarda notte a discutere di quello che abbiamo trovato, mentre tu eri in camera tua a dormire a farti i cazzi tuoi. Quindi non venire a parlare a me di che cosa bisogna fare per maturare. Che cosa avete ottenuto? Ah, adesso ti interessa? Adesso vuoi saperlo? No, non sono in vena di parlare. Non sono in vena di condividere quello che abbiamo scoperto, quello che abbiamo dedotto con te. Galgit, basta così. Cosa dovevi dire, Rendar, di importante? Ok, ora che è finito il tempo delle bambinaie, posso dirvi che cosa è successo. A dispetto di quanto qualcuno dice che non si fa niente, che si perde tempo, beh, io qualcosina ho fatto, pur non giocando al piccolo detective. Ieri sera, mentre voi eravate qui, insomma, a fare le cose vostre, sono andato in un posto. Questo posto che risponde al nome di chiesa. Cosa ci facevi in chiesa? A parlare con padre Calliano. Io continuo a giocare a carte con la scimmia nel frattempo. Io ora vi dirò che cosa ho fatto ieri sera. E credetemi, non mi viene facile così fidarmi, soprattutto quando ci sono persone che, insomma, non mi stanno troppo simpatiche. Vai dritto al punto. C'è una possibilità di prendere la pietra. Come? Cosa? Vuoi, tipo, rubarla no? o... No, ho parlato con padre Calliano. C'è una possibilità concreta di averla. L'unica cosa è qui... Avrò bisogno di te. Cosa vogliono? Vogliono sempre qualcosa. Vogliono semplicemente che io, in questo caso, sia al loro servizio. Cioè? No. Mi giro sullo sgabello. No. Perché te? Che cosa gli hai offerto di così inestimabile che abbiano bisogno del tuo aiuto e non di qualunque altra persona all'interno di questa città? Evidentemente c'è qualcosa che gli interessa. Che cosa gli hai offerto in cambio di questo? Ancora niente. Faccio un tiro di percepire intenzioni. Sì, sì. E tu tirami su... Inganno. Inganno. Anch'io tiro percepire intenzione. Quanto hai fatto io di io ho fatto 18. 18. 15 più 5, 20. 14 più 5, 19. Ok. Allora, voi due intuite che non vi sta raccontando tutto. C'è stato probabilmente un prequo... Qui qua. C'è stato qui, tre piccoli paperetti. Io guardo Galgit.
C'è qualcosa che mi puzza. Ti va di dirci tutto tutto o vuoi continuare a prenderci per il culo? Tu devi smetterla intanto con questo atteggiamento perché comunque non risolverai nulla. Non sei il capo di questo gruppo. Non ricominciamo per favore. No, non sto ricominciando. Lo vedete che sono tranquilla, è una discussione civile. Randar, per favore. Avevamo un piano, dovevamo parlarne, dovevamo agire insieme. Tu prendi da solo, senza dirlo assolutamente a nessuno, e te ne vai serenamente in chiesa. A parlarne con padre Calliano, a prendere accordi che non chi sono ti dice che ho preso accordi? Randar, sei un bugiardo, ma non sei così bravo. Guarda che è la verità. Quello no, che ti ho detto è la verità. Vuoi farci qualcosa tu? Perché sennò io prendo e gli punto un coltello alla gola. Gazzita, stavolta per farlo, per favore, vero? Per favore, scopa! Adesso dai tu le carte. Come vi ho detto ieri, cominciate a essere più educati nei confronti anche di chi è diverso da voi. Quindi nei confronti di Anne? Quando dico... Continua a giocare. ...che quello che mi è stato detto è che loro vogliono la mia collaborazione, vi sto dicendo la verità. Ma non ce la stai dicendo tutta e questo è il problema. E noi ti crediamo, Randar, ma perché? Che erano abbastanza decisi quando hanno detto che quella pietra non potevamo averla. Devo e che tornare era... lì. Tu hai idea di quanto sia pericoloso? Sì. Hai visto Iaconos? Sì. Quello è un assassino della chiesa? Sì. Non ci puoi andare un secondo solo a farci fuori tutti. E comunque ho cercato di fare qualcosa di concreto per salvare della gente. Per salvare della gente che morirà sicuramente se oh, stiamo oh, come sei eroico! Non che è bravo! Di, ma non è così. Potevi parlarne con eroici noi prima. Certo, siamo in voi, sei in questo ma gruppo. Se voi foste capaci di ascoltare piuttosto che sbraitare tutto il giorno, mi allora forse perso... riuscireste a capire qualcosa. Mi sono perso una conversazione in cui Randar menzionava il suo voler andare in chiesa e prendere accordi con padre sì, Calliano. Sì, perché eravate troppo occupati ad ignorare completamente tutto ciò che non fosse qualcosa inerente al vostro cazzo di ego e ai vostri cazzo di problemi microscopici. Ah! Non ce ne frega un cazzo di tutti i problemi, a nessuno del mondo gliene frega un cazzo dei nostri problemi. Qui dobbiamo salvare questa roba qua. Sì, dobbiamo e per farlo dobbiamo posto farlo insieme. Credi che io abbia bisogno di stare con te? Credi che io voglia passare il mio tempo con te? No! No! È necessario però! Necessario! È necessario collaborare? Sì, e per collaborare bisogna essere pronti a condividere le informazioni, a decidere un piano d'azione, a essere tutti sulla stessa pagina. Uno! Oddio ragazzi, oddio, possiamo Madonna smettere di essere passivo-aggressivi tutti quanti, darci una calmata? Sono passivo-aggressivo, mi pareva di essere full-aggressivo. Sì, io dai, sto solo effetti sentendo un pallone gonfiato che sta continuando a sparare stronzate e non sta dicendo quello che ha fatto ieri in chiesa. Bravo, Han. Non ci stai dicendo tutta la verità. Qui noi ti chiediamo una cosa sola. Ok, c'è un dato importante che dovete sapere. È che... a quanto ho capito, il vicario e company, correggimi se sbaglio, Leto, non vanno molto d'accordo con le questioni dei pennuti e compagnia bella, giusto? Le religioni pagane. Insomma. Le religioni non canoniche vengono soppresse con la forza. Ti riferisci a questi? E gli faccio vedere il disegno della razza con gli animali precedente a quello dei venti. Esattamente. I sette. Che cosa vuol dire che non vanno d'accordo? Vengono vuol dire soppresso che non vanno d'accordo. Perché ogni nuovo dio antico, quello che sia, minaccia i venti perché già poca gente crede in loro. Se oltretutto nascono nuove religioni o vengono riscoperte vecchie religioni, quanti altri fedeli si allontaneranno dalla chiesa dei venti e del vicario? Ma perché hai detto che non vanno d'accordo con i pennuti? Intendi... il corvo? Beh, diciamo che come un bravo pellegrino mi sono confessato con padre Calliano. Cosa vuol dire che ti sei confessato? Gli hai detto di queste? No. Loro lo sanno? In no qualche modo? Che cosa gli hai detto? Cioè tu, un uomo non di religione, hai preferito raccontare le cose a padre Calliano che hai conosciuto letteralmente ieri piuttosto che a noi? Non sono tenuto a raccontare a voi tutta la mia vita, giusto? L'unica cosa che vi interessa e che vi può interessare, nel frattempo guardo un attimo Sheeran e gli faccio tipo un microscopicissimo tipo occhiolino, cioè non sai, non proprio l'occhiolino occhiolino. Io lo sto guardando terrorizzata. Velocissimo. Anna si accorge dell'occhiolino. Ora, siccome appunto io ho avuto questa conversazione con padre Calliano, raccontando anche cose che non vi dirò perché sono cose personali. Siccome io ho avuto a che fare con questo re corvo, beh, sono riuscito a convincerlo a darci una speranza di prendere questa pietra. Cosa vuole in cambio? Cosa potresti offrirgli? Quello che ha chiesto, e credo che vogliano, sia scoprire esattamente dove o come raggiungere il re corvo. Complimenti! No! Complimenti! E sai cosa hai fatto? Hai venduto la chance di Sheeran di recuperare la sua famiglia, perché credi che ci faranno una partita a canasta quando la chiesa riuscirà a trovare il re corvo? E io che e la famiglia sapevo? Di... l'avresti saputo se ne avessi parlato con noi prima di prendere una decisione tanto oh, stupida. Ah, l'avrei saputo se il gruppo ne avesse parlato con me prima di prendere qualsiasi decisione. Che decisione abbiamo preso senza di te? Io non ho preso nessuna decisione, io l'unica cosa che sono andato ho raccontato cose mie, personali, non ho raccontato cose vostre, Randar, per cercare di prendere una pietra, per cercare di salvare una città. Ora ditemi che cosa c'è di sbagliato in tutto questo. Abbiamo una missione, dobbiamo difendere la città. Ma chi ve l'ha detto? Qual è la missione? Qual è la missione? Corialus tra sei giorni verrà qui e distruggerà tutto. Ah sì? E tu chi cazzo sei?
Da dove vieni? Io che cazzo ne so? Qual è la tua missione? Voglio soltanto difendere le uniche cose che in questo momento ho care. Bene, io pure. E cioè? Il tuo ego? La vuoi finire con sta cosa vuoi dell'ego? Vuoi salvare la tua vita? Allora vattene! Che cazzo! Con questa roba dell'ego! Non me ne frega niente che c'hai 140 anni! Sono 140 anni spesi di merda! Tiro fuori i pugnali e li pianto sul tavolo. Sei soltanto un arrogante bambino che pensa di sapere meglio di chiunque altro che cosa si deve fare e vende il fare azioni di propria spontanea volontà come mancanza di fiducia da parte nostra nei tuoi confronti. Perché sei, invece stai facendo la vittima più di qualunque io altro. Io faccio la vittima! Sono due giorni che continuo a dire oh, non ho più il pisello! Questo è fare la vittima? Sei patetico. Mi avvicino al bancone, appoggio il libro sul tavolo davanti ai coltelli di Galgit e metto una mano sullo sgabello, sullo schienale dello sgabello. Galgit, con calma. Ragazzo, con calma? Render, ragazzo mio. Io vado dietro al bancone, prendo una bottiglia e comincio a bere. Tu ora vai lì e gli dici che non vuoi più avere niente a che fare con questa persona. Andrai tu, io non mi fido più di lui. O ci racconti quello che hai raccontato a padre Cagliano o per me è finita. Ormai siamo fottuti, Ann. Prima hai detto che hai raccontato qualcosa a padre Cagliano che non puoi dirci. No, è semplicemente questioni che riguardano me stesso. La sua vita. La mia vita. Che cosa succederebbe se sapessero di me? Se sapessero di te? Tu sai cosa le farebbero. Sì, lo so cosa le farebbero. Allora vado lì e la abbraccio, tipo... Cucciola! Non ti preoccupare. Infatti, quello che volevo dirti prima era proprio quello, di stare lontana da quel posto. Ah, che tu hai... Quindi, di stare lontana da quel posto. Potevi pensarci prima. Sei un'eresia che cammina, appena lo scopriranno verranno ucciderti. Beh, io non ne avevo idea. Dobbiamo essere... Trasparenti. Basta parlare per frasi fatte o mezze verità. Diciamo le cose come stanno. Okay. Siamo nella merda, peggio di prima. Esatto. Ah, cazzo, Rendal. Cazzo! Perché hai dovuto farlo? Non è sbagliato agire. È sbagliato agire senza pensare, senza consultare. Noi non siamo qui per criticarti ogni volta. Perché siamo qui, Leto? Perché abbiamo una missione, abbiamo qualcosa da fare, insieme, come una squadra. Quale? Salvare questa cazzo di città. Ed è quello che ho provato a fare. Non c'è proprio niente per rimediare. Io vado un attimo, ma mi affaccio alla locanda e tiro percezione per vedere, 20 naturale, per vedere se qualcuno... per vedere se qualcuno stesse fuori a guardare dentro la locanda, l'avesse pedinato, lo stesse seguendo. Tipo Diaconos. No, anche perché abbiamo alzato parecchio la voce. Infatti perché... È l'alba. Ci manca soltanto qualcuno di rimpet Taipan. Allora, qui che gente che da dormire! No, però vedi uno dei ragazzi di Lucius che è fuori che si sta fumando una sigaretta, come metti il muso fuori, ti guarda. Giorno. Sbatto la porta chiudendola. Tipo, buongiorno. Rientro e dico, non ci stanno osservando, non ci hanno seguiti, per ora possiamo sperare che non sappiano che siamo qui. Cerchiamo di mantenere un basso profilo. Leto. Bisogna trovare un modo per rimediare. Fatumastra non è la capitale di una nazione, è una città abbastanza piccola. Vanica, che ormai tanto ha sentito tutto perché abbiamo urlato come degli ossessi. Sì. Quante altre locande ci sono in questa città? Due. Di certo non saremo qui. Qualche idea? Sto pensando. Dobbiamo prendere quella pietra. Per forza. Costi quel che costi. La pietra dell'invidia. Sì. Una volta presa? Una volta presa dobbiamo andare via di qui. Ok, con quali conseguenze? Comunque Coriallo si arriverà qui e comunque Coriallo raserà al suolo completamente questa città. Io non credo. Ci serve un altro modo per prenderla. Distruggerla? Ma io non penso che prendere quella pietra sia una buona idea, ragazzi. Ok che ho perso la memoria, ma molte cose le so. E quella pietra è palesemente un oggetto magico molto pericoloso. Ricordiamoci anche la reazione che ha avuto Dalia. Mi è stato detto che non è al sicuro lì. E se ci fosse un dio? Che cosa hai detto? Potrebbe esserci un dio. Ecco! Voglio... Un dio? Un dio dietro... dentro la pietra. Se io ho liberato quel dio... Cos'è che hai fatto tu? Sì, ha liberato un dio. Le cose che ci si perde ad andarsi a fare i cazzi propri. Il dio che hai liberato tu era all'interno di una pietra? La pietra era la porta. La porta per dove? Per liberarlo. Da dove? Nel senso, dove stanno questi... La porta per cosa? C'è presente una cosa piegata? Popo spiega. Aspetta. Chiariamoci. Il bracciale che tu hai al polso è la chiave che apre una porta. Questa forse è la chiave. Era solo un cristallo quando l'ho trovato. Come quello. E come quello che ha anche Rendar. Che cosa ci hai fatto? Su che cosa l'hai usato? Su una pietra simile alla pietra dell'invidia? Beh, era molto, molto più grande, però... E che colore aveva? Era blu. Di sicuro quella creatura con cui ho parlato non era il corvo. Scusate, ma il corvo qui... Quando nella razza dove muoiono tutti ha in bocca una pietra blu. Ecco. Oh cazzo.
Oh cazzo, li hai imprigionati con le pietre? E le pietre sono le chiavi per sprigionarli? Fermi tutti, allora vuol dire che non è un caso che io sia andato stanotte alla chiesa. Aspetta un attimo, la tua città di provenienza? Calarisa, la Capardente. E dove sarebbe Calarisa? Nella punta più a sud-est. E che cosa c'è? Tutti tranne noi. Veniamo ognuno da una punta diversa della stella. E che dobbiamo sistemare la questione Rendar e chiesa adesso. Sì. La questione non è solo Rendar e chiesa, ormai è tutti noi. Beh, io non so di questa cosa di venti, però sicuramente il corvo e gli altri dei non vanno tanto d'accordo. Leto, c'è un modo per parlare con loro? Con i venti? No, con i sette. Io non avevo manco idea esistessero questi sette. Adesso abbiamo una questione molto seria da affrontare. Vogliamo liberare il dio? Un attimo, prima di prendere decisioni affrettate. Non sappiamo chi è, non sappiamo cos'è, non sappiamo di che cosa è capace. Non sappiamo perché è stato rinchiuso. Dobbiamo cercare di capire perché Corialus vuole quella pietra, che cosa spera di ottenere tramite quella pietra. Voi sapete chi è Corialus? Una vaga idea. È un elfo? Corialus è l'ultimo vero e proprio imperatore del Grande Regno Elfico. Lui si è annunciato così, ma dopo di lui ci sono stati altri due imperatori, il figlio di Corialus e il nipote. Dopodiché il regno è caduto. Gli elfi hanno cominciato a fare uso dell'arcastra, che è una droga che hanno messo in circolo gli orchi. E quella droga li ha resi come li avete visti qualche giorno fa. Beh, ma se sono quasi dei manichini, che importanza può avere il loro re? O il loro imperatore. Perché sono dei manichini molto potenti. E soprattutto Corialus si è definito l'ultimo imperatore elfico. Questo vuol dire che se è veramente lui, può voler dire che è l'ultimo rimasto in vita. E non so a che cosa gli serva la pietra. Potrebbe essere per ottenere un grande potere o per, non lo so, riportare alla luce l'impero elfico, ma ormai è caduto. Ormai è nelle ceneri. L'arcastra è una droga molto potente che incrementa il potere magico di chi lo assume, in particolar modo degli elfi, ma nel lungo periodo ti deforma, ti deteriora, ti rende schiavo. Perdi la tua coscienza, perdi tutto quello che hai, chi sei spiritualmente e fisicamente. È questo che ha portato gli elfi sull'orlo dell'estinzione. E ha effetto solo sugli elfi? L'arcastra può essere usata da chiunque, ma sugli elfi ha un effetto particolarmente deteriorante e potente. Scusate, però se Corialus vuole liberare il dio, mettiamo per conto che ci sia questa ipotesi. State dando per scontato però che c'è un dio. No, no, sì, beh, più o meno. E se fosse questo il motivo per il quale il Re Corvo ci ha, tra virgolette, mandato qui? Credo siano tre fazioni opposte. A questo punto direi quattro. Quattro fazioni opposte. Gli Elfi, gli Indaco, la Chiesa e il Re Corvo. Evidentemente al Re Corvo, nonostante molto probabilmente sia stato lui a imprigionare questi dei... È quasi sicuro. Ok, è quasi sicuro, però probabilmente adesso non li vuole più in quei cristalli. Ha bisogno di loro. Ha bisogno di loro e quindi noi, facendo questa cosa, comunque non ci stiamo inimicando il Re Corvo. Capite che cosa intendo? C'è un problema. Quale? Ti ricordi Iaconos? Si chiama Iaconos. Della Chiesa. Sì. Diciamo che ho visto chiaramente Iaconos con un coltello in mano. Quando? Quando stavo parlando con padre Calliano. Ti ha minacciato? No, però, insomma, per il rispetto che si vuole all'intelligenza. In ogni caso, Iaconos è un personaggio pericoloso. Mette i brividi. Ma tu lo conosci? Hai avuto qualcosa a che fare con lui? Con lui in particolare no. Ma vengono quasi fatti con uno stampino. Sono tutti uguali, la stessa testa. Forgiati per uccidere, forgiati per fare quello che il superiore ordina. È un soggetto pericoloso, decisamente. Dobbiamo tenere un basso profilo e cercare di non farci scoprire. È proprio per questo motivo che credo che Rendar dovrebbe raccontarci tutto quello che ha detto a padre Calliano. Sì, non siamo al sicuro qui. Non ho parlato del cristallo con padre Calliano. Non ho parlato di voi, non ho parlato del cristallo. Ho parlato esclusivamente di ciò che mi è successo. Ok, adesso però devi dircelo anche a noi. No, questo no. Gli hai promesso che gli avresti detto dov'è il corvo? Sì. E tu sai dov'è? No. Io direi che allontanarsi da Fatumasta potrebbe essere la migliore. Quindi l'idea del bosco è assolutamente priorità, insieme a quella di trovare la mappa delle miniere e farci un'idea sulle prossime giornate. La mappa delle miniere arriverà, credo, in giornata. Miles ha detto che l'avrebbe cercata negli archivi e ce l'avrebbe fatta avere nel pomeriggio. Bene, allora direi che potremmo prendere una carrozza e andare nella foresta. Cosa dici, Anne? Io non aspetto altro. Non mi sento sicura qui, andiamo. Vabbè, trovate una carrozza, ognuno si prepari. Vado a parlarne con Vanica. Vanica esce dalla cucina e... Vanica ha una carrozza? Dove è possibile recuperarla? Potreste andare alle stalle, ma
mi sa che potreste avere qualche difficoltà a recuperarne una dal momento che le stanno usando tutte quante per spostamenti di oggetti, per fortificare la città. Ma sono abbastanza sicura che se andrete a chiedere al vostro amico vice sceriffo qualcosa ve lo riuscirà a prendere. Va bene, vado io. Vado al piano di sopra per recuperare il cappotto, dopodiché esco e vado a chiedere a Miles. Gli altri? Dalia, volevo solo chiederti se avessi voglia di parlarne qualcosa di più riguardo all'altra sera, no? La pietra e quello che è successo. Tu hai visto un'immagine, una figura, un qualcosa che ti comunicava? L'unica cosa che so che posso dirti è questa. Gli mostro il simbolo che ho sul braccio. Io le prendo un attimo il braccio e lo guardo. E com'è? Vedi che qua in mezzo è come se fossero tanti piccoli lividi. Come quando metti una ventosa, esatto, poi e rimane il segno rosso. Sono dei pallini che girano intorno al braccio, partendo dal più piccolo, diventando sempre più grandi, fino a quello centrale sul palmo della mano, che è come un otto. Quindi sono due cerchi sovrapposti in questo modo. Okay. Ma scusa, quando ti sei risvegliata abbiamo parlato in Halfling? Mi hai raccontato di un corvo a sette occhi. No, non era un corvo, era Jackie. Jackie, esatto, scusa. Però non l'ho mai visto in quello stato. Gli sono spuntati sette occhi, ha iniziato a parlarmi. E la voce era la stessa di quella strana entità. Era lui che stava parlando con me. La stessa voce dell'entità che ti ha fatto questo? Sì, esatto. È l'unica cosa che io so riguardo questa entità. E com'è l'entità che ti ha fatto questo? Non l'ho vista. Ero caduta in mare e poi diversi tentacoli hanno iniziato ad avvolgermi. Le stringo un attimo il braccio, con il dito le apro la mano e guardo lo strano simbolo che ha sul palmo. È strano. I tentacoli, per quanto ne sappia, hanno ventose separate. E qui queste sembrano unite, come formare un simbolo sul tuo palmo. Fai vedere? Sì, fate che lei da così. Allora, analizzando quello che vedo nell'arazzo. Arazzo. Analizzando quello che vedo nell'arazzo e il racconto di Dalia. Posso vederlo? Sì, prego. O si tratta del re corvo, magari in realtà era un corvo e tu l'hai scambiato per un merlo. Oppure potrebbe avere a che fare con quest'altra divinità, i pesci. Lei diceva che è stata buttata in mare. E in quel momento torna. Ok, tempo un paio d'ore, dovrebbe arrivare la carrozza da parte dello sceriffo. Ragazzi, c'è un'ultima cosa che effettivamente mi sono dimenticato di dirvi. Render? Tutto quello che riusciamo a scoprire è tipo fantastico, ma dovremmo farlo prima di mezzogiorno. 10. Le 10? Come prima delle 10? Perché dopo dalle 10 c'è la funzione, no? E quindi che cazzo devi fare alle 10? No, non devo fare niente alle 10, però dopo la funzione voleva che io andassi lì a discutere. E noi non saremmo mai di ritorno per le 10, Rendar, dalla foresta. Ovviamente ve lo sto dicendo proprio per questo motivo. Non puoi nemmeno andare lì da solo, Rendar. Ci sarebbe un'altra opzione, e questa opzione è che io facessi un patto con il Re Corvo. E se io facessi un patto con il Re Corvo, non c'è niente, penso, che la Chiesa possa fare. E come intendi fare un patto con il Re Corvo se non sappiamo neanche dove cazzo sia il Re Corvo? Esatto. E hai tempo 2-3 ore. Beh, forse su questo posso aiutarvi io. Tuono? Dal fondo della sala notate Tuono seduto su una delle poltrone e vi sorride in maniera sghemba. Mi piaccio nel vederti sempre pronto all'azione. Dimmi quindi, sei pronto a iniziare questa tua nuova storia?